Naturalmente conoscete benissimo gli spazi nei quali mi trovo, anche se occupo gran parte della ripresa, del video, dell'inquadratura soprattutto. Siamo dentro gli spazi di BBQ Lab perché torniamo al BBQ Lab per farci una bavetta, che è un taglio un pochino più economico ma comunque pieno di sapore che ci darà sicuramente delle grandi soddisfazioni. Lo facciamo a tagliata, ce lo facciamo raccontare da Andrea, che ci racconterà anche che dispositivo utilizzeremo, perché non è così scontato qui usare sempre lo stesso dispositivo, e che soprattutto grazie alla carne di Mr. Beefy riusciremo ad avere in termini di sapore e di gusto una spinta pazzesca. Certo, ci metteremo anche del nostro ovviamente con i rub, ma anche con un letto di una insalata che secondo me potrete tranquillamente replicare a casa vostra. Adesso allora andiamo da Andrea naturalmente, così almeno ci facciamo spiegare tutto. Ah sì, sono vestito da Texas o da Gallarat. No, mascherina. Eccoci allora negli spazi di BBQ Lab e ritroviamo Andrea e i suoi guanti. Buongiorno ragazzi, finalmente sono arrivati, li trovate anche nel nostro shop, i fantastici sottoguanti per non scottarvi le mani e per pullare in totale felicità il vostro pezzo di carne. Ecco, oggi invece non pulliamo una mazza. Non pulliamo niente, era solo per farveli vedere. Oggi però allora abbiamo che cosa? Qui una bella bavetta. Esatto, allora la flank stick o bavetta, ovviamente da chi arriva? Arriva da Mr. Beefy, quindi Angus italiano, abbiamo imparato a conoscerlo, un allevamento fatto come si deve, una marezzatura importante, un gusto alla carne davvero davvero interessante. Allora, cosa vogliamo fare oggi? La bavetta o la flank stick è un ottimo taglio che si presta benissimo a fare la tagliata, con un costo nettamente inferiore rispetto a una tagliata classica e con un gusto rispetto a una tagliata classica davvero interessante. Abbiamo una fibra che scorre in maniera molto chiara, quindi noi poi andremo a scalopparla contro fibre in modo che alla masticazione avremo un gusto intenso. L'idea che ci è venuta a me e a Luca è di fare una tagliata un po' diversa, andando un po' a giocare coi colori, andando a introdurre un po' di verdura, perché sennò facciamo sempre solo carne, quindi abbiamo detto ci mettiamo così un giusto tocco così, un po' sano. Allora, cosa ci è venuto in mente? Navigando qua e là nel web abbiamo trovato questa ricetta che parlava di una tagliata con finocchi e arance. Noi, visto che siamo un canale di barbecue, abbiamo detto introduciamo un po' la nota barbecue. Quindi che cosa facciamo? I finocchi li cuociamo nell'amato Bricknick e li insaporiremo con il seafood di Angus & Doink, che è un lemon pepper. Perché abbiamo scelto il seafood? Perché all'interno troviamo, oltre che appunto il limone, l'aglio, il pepe, tra l'altro il pepe rosa che ha una nota molto piacevole e delicata, troviamo l'arancia, che va a richiamare quindi il secondo ingrediente della tagliata, che è dell'arancia. E noi cosa faremo con questa arancia? La tagliamo a dischi, la grigliamo in modo che concentreremo i sapori, creeremo un po' quell'effetto caramellizzato, un po' la concentrazione di gusto perché i succhi si concentreranno, e taglieremo finemente della cipolla rossa che metteremo a crudo, che darà l'elemento croccante alla nostra tagliata. E quindi l'idea ci piace, vediamo poi se viene anche bene, le carte in tavola sono interessanti. Per la flank stick ci appoggiamo ormai al fantastico Montreal, lo conosciamo già bene, l'abbiamo usato in lungo e in largo, quindi non stiamo a dilungarci. Diamo a Cesare quel che di Cesare. L'idea esatto. È di Andrea, l'unica cosa che ho messo io è stata la cipolla, per cui io ho portato le cipolle. L'ho portato la cipolla. Cosa usiamo? Allora, usiamo il Force di Everdur, l'abbiamo già visto. Non so, quando usiamo sto barbecue io e Luca ci sentiamo un po' chef e ci piace un po'. Deve essere il colore Tiffany. Sarà comunque, il colore Tiffany. Quindi in maniera molto semplice andremo a grigliare velocemente. Questo sono due bruciatori, c'è la variante anche a tre bruciatori con più superficie. Partiamo con le verdure e chiudiamo poi con la carne. Partiamo con le verdure. Con le verdure. Vedete che Andrea ha tagliato volutamente in maniera grossolana il nostro bis di finocchi, perché altrimenti Andrea? Allora, l'idea, siccome lo cuociamo nel Bricknick, quindi si crea all'interno una sorta di cottura quasi in umido, no? Un po' stufati, se li fai troppo fini perdono, rimangono in niente, invece così mantengono un po' di consistenza, che è quello che poi andiamo a cercare. Naturalmente daremo anche
una piccola oliata. Esatto, e presentiamo una new entry in casa Barbecue Lab, i ragazzi di Granci 1936, olio toscano. Ci hanno contattato, ci hanno mandato questo fantastico loro olio. Artemio è il loro modello di punta, è appunto un IGP toscano. Ha una nota leggermente piccantina, mi hanno raccontato, un retrogusto un pochettino amarognolo, quindi lo proviamo e vediamo come va. Sperando che esalti le nostre materie prime, ma sono sicuro di sì. Ovviamente nel birichinic non dovete andare a mettere 1,5 litri di olio. Esatto, ma semplicemente un goccino ecco, per esaltare la cottura. Un consiglio che vi do quando utilizzate il birichinic: bagnate il coperchio, lo passate sotto il rubinetto, quindi questo farà sì che aiuterà a creare un ambiente più umido all'interno della camera di cottura, cuocendo meglio le vostre verdure. Allora, adesso i prossimi passaggi sono, quindi andiamo a dare una sciacquata, come ha detto Andrea, al birichinic. Vedete, è una cosa molto veloce, proprio per inumidire tutta la superficie del nostro birichinic, che utilizzeremo, Andrea, chiuso stavolta. Allora sì, lo utilizzeremo chiuso, magari nella fase finale della cottura vedremo se aprirlo oppure no. Allora andiamo a mettere un goccino del nostro olio, andiamo a mettere i nostri finocchi, magari mi sposto sul tagliere, direi che va bene così, andiamo a mettere il nostro rub a pioggia, sempre bello il rub a pioggia. Ok, andiamo a dare una rimescolata, così è in maniera molto grezza con le mani, mettiamo magari un goccino ancora d'olio sopra, così a condire. E intanto il colpo di telefono. ok ci siamo. Chiudiamo, perfetto, andiamo a accendere il barbecue, scaldiamo un po' il tutto, lo mettiamo nella prima fase magari a cottura diretta, in modo che facciamo un po' soffriggere il tutto, e poi lo spostiamo in indiretta. Io intanto, che sono un noto maiale, che cosa faccio? Butto un po' di seafood sul mio finocchio e metto un goccino di olio, così almeno, visto che mi sono allontanato da Andrea e ho tolto la mascherina, lo assaggio. Velluto sto olio. È buono? Dunque, Andrea ha acceso a manetta le verdure e, come vedete, come avete visto già in altri video, quindi se ve lo ricordate non vi racconto nulla di nuovo, questo prodotto ha la caratteristica di salire a livello di temperatura in maniera molto rapida. Questo ci consentirà di non perdere una vita per iniziare a cuocere i nostri finocchi, che devo dire anche crudi con quell'olio mi hanno lasciato un'ottima sensazione. E direi che siamo arrivati alla temperatura inferno. Prima, eh? Ho detto che, non so se l'ho detto, partiamo da aperto, così che facciamo soffriggere bene tutto, poi lo chiudiamo. Allora andiamo a mettere la cottura diretta, chiudiamo il coperchio, così che facciamo scaldare bene il nostro birichinic. Andrea, non ci preoccupiamo della temperatura, no, ce la lasciamo andare sereni. Perfetto. Sì, poi quando lo chiudiamo in indiretta, tanto all'interno del birichinic si crea un microclima tale per il quale la temperatura esterna non conta. E dopo una prima passata. Esatto, senti che iniziano a soffriggere dolcemente. Andiamo a chiudere il nostro birichinic. Che bello il birichinic. E via. Questo lo lasciamo qua, ce lo dimentichiamo per, non so, io farei un primo check fra una ventina di minuti più o meno. Vediamo un po', magari diamo una rimescolata e vediamo un po' cos'è successo. Birichinic che è utilizzabile anche su questo prodotto, che non ha un'altezza smodata, però sufficiente a ospitare un birichinic in altezza. Esatto. Ok, tagliamo la nostra arancia, fette un po' spesse. Potremmo anche pensare di farlo in quattro. Ok, molto semplice, adesso la mettiamo in cottura direttissima, pochi
pochi minuti, il tempo che si caramellizza un po', e poi dopo magari tagliamo a metà, tiriamo fuori gli spicchietti e la mettiamo nella nostra insalatina. Se vi ricordate il video con il gin tonic, che cosa succede alla frutta grigliata? Si concentra moltissimo il gusto. Esatto. E concentrandosi il gusto viene un'esplosione una volta che fai il boccone. Esatto. O il sorso, come nel caso del gin tonic. Visto che tutte le volte Luca dice facciamo, ma poi non fa mai niente, questa volta l'ho messo a tagliare la cipolla. Allora, la verità, ragazzi, è che Andrea è un sensibilone, quindi avrebbe pianto, quindi io... Sì, ragazzi, ecco. Luca è il duro della coppia. Ecco, quindi... Andiamo a tagliare... Come me la tagli questa cipolla? Te la taglio fine, perché poi deve essere la nostra nota croccante, non vogliamo che si senta troppo in bocca, quindi, cioè, non vogliamo che sia troppo grande il boccone che diamo alla cipolla. Quindi adesso togliamo gli strati superiori e andiamo a tagliarla fine. Comunque sei proprio bravo a tagliare la cipolla, lasciatelo dire. Sta venendo a piangere. Ci stai facendo commuovere. Esatto. Perché ho tagliato la cipolla anche in maniera così grossolana? Perché ci è venuto in mente che potremmo impreziosire i nostri finocchi. Esatto. Allora, nel frattempo abbiamo aggiunto anche un bicchierino d'acqua per far cuocere meglio. Vedete come sobbolle in maniera... Esce un profumo, ragazzi. C'è come tabasta. Poi volevo far notare una cosa. Vedete il sottoguanto? Posso prendere in mano il Brick Nick senza problemi. C'è il guanto. Il guanto è sempre importante. Guanto è sempre importante. Andiamo a mettere un po' di cipolla. Ecco, ci siamo tenuti a metà, ecco, abbondante. Ecco. Diciamo che l'importante qui è sempre trovare il gusto. Poi va che anche i colori, va che bei colori. Esatto. L'occhio vuole la sua parte. Ecco qua. E via, e poi richiudiamo. Però va bene le verdure, belle, eh? Bello, finocchi, però... l'arancia però, vuoi mettere? Allora, andiamo a togliere il nostro bel pezzone. Ok, allora, beh, come sempre, grande livello di marezzatura, come sempre Mr. Biffy non delude. Allora, adesso io direi che facciamo una leggera fase di trimming o pulizia, andiamo a togliere un po' il grasso in eccesso, un po' la silver skin, andiamo a tamponare sempre per togliere l'umidità. No, vedo anche qui lo scarto è veramente minimo. Come la cuociamo? Direttissima, magari facciamo un po' di flip and brush. La portiamo a una cottura tendente al medio. Io sulla bavetta preferisco sempre non stare troppo basso. E mentre cuoce il nostro finocchio, mettiamo le arance in cottura diretta, naturalmente. E andiamo a cercarci i grill marks. Esatto. I grill marks. Questa l'ho tagliata storta. Va bene così. Allora, abbiamo pronte le nostre arance, che ovviamente non abbiamo portato all'esplosione di grill. No, marks. È giusto, vedi, creare un pochettino di crosticina, far concentrare bene i nostri succhi. Torniamo. Intanto le togliamo. Ecco, vedi, va che belline che sono. Senti che profumo da grume. È pazzesco, eh. Ci dicevamo prima mentre Andrea stava grigliando che hanno veramente un sapore. Senti, diamo anche un'occhiata a cosa sta succedendo dentro il Brick Nick, sì. Già che ci siamo. Già che ci siamo, direi di sì. Ecco, direi che sta andando. Sì. E sta perdendo ovviamente consistenza, che è quello che volevamo cercare. Adesso io lo lascerei ultimerei la cottura lasciandolo aperto, in modo che facciamo asciugare bene tutto e grigliamo poi la nostra bavetta. E via. Eccoci qua. Allora, abbiamo pulito grossolanamente, ragazzi, era già Mr. Biffy fa sempre un ottimo lavoro, vi porta già la carne pronta all'uso. Già da mangiare, praticamente. Già da mangiare. Allora, andiamo a mettere un goccino del nostro olio. Il nostro fantastico Artemio, che bel nome che ha Artemio. Si viene in mente ragazzo di campagna. Ok. Una spolveratina di rub, ragazzi, poco.
andiamo a strofinare. Andiamo a recuperare un po' di questo qua. Ok, che bello. Anche qui profumi interessantissimi. Abbiamo dato una pulita alle griglie, abbiamo spostato il Bricknick dall'altra parte, perché qui a favore di Camera vogliamo la nostra funk. Ecco, ricordi il sistema che va a coprire il bruciatore per evitare le fiammate, quindi pur avendo una bistecca bella amarezzata, fiammate praticamente inesistenti. Ed è pazzesco come il Montreal lasci subito un gusto pazzesco quando va a contatto con la ghisa. È passato un minuto abbondante e come pit stop F1 facciamo una roba di questo genere e la giriamo. Esatto. Guardate l'omogeneità, eh? Bellissimo, bellissimo davvero. Un altro minuto così? Anche un paio. Sì, sì, vedo che va, regge bene. Intanto diamo. Intanto ormai qua i nostri finocchietti ci sono. Sì. Ok. Intanto andiamo a lavorare la nostra arancia. Per lavorare la nostra arancia semplicemente usiamo le dita, proprio perché ci aiutiamo con la cottura che abbiamo fatto. Non abbiamo bisogno di. Poi vediamo anche come sezionarla meglio. Però intanto tiriamo via la buccia. Togliamo il bianco. Ovviamente in alcuni punti è un pochino più semplice rispetto ad altri, ma vedete che viene via tutto in maniera tutto sommato semplice. Continuiamo e andiamo avanti. E guardate che bella la nostra bavetta. Guardate come corre la fibra, guardate la maillard, guardate come l'abbiamo grigliata, veramente veramente bella, bella bella. Aspettiamo che riposi e poi andiamo avanti. Momento della verità, il taglio. Mamma mia, che bello dentro, ragazzi, io lo sto vedendo, voi anche. E voilà, cottura media, medio al sangue, come la stavamo cercando noi, quindi tutto il grasso si è sciolto bene. Adesso la scaloppiamo e prepariamo la nostra tagliata. Vedete cosa sta facendo Andrea? Sta scaloppando la nostra bavetta. Io devo essere sincero, l'ho già assaggiata, è molto 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 ricca di gusto. Abbiamo cambiato idea, faremo l'insalatina da una parte e la nostra tagliata dall'altra, così la presentiamo in maniera bella ordinata e riusciamo a fare un lavoro esageratamente bello. Andrea sta rifinendo gli ultimi tagliettini della nostra arancia, mentre ovviamente abbiamo già messo qui il nostro finocchio, al quale avevamo aggiunto, ve lo ricordiamo, anche dei pezzettini di cipolla da quella metà che non avevamo usato per tagliarla in maniera sottile. Ecco qui la nostra arancia. Ne mettiamo soltanto qualche pezzettino, sempre così a guarnizione, non facciamo una porzione esagerata. E ovviamente come topping utilizziamo quella cipollina di cui abbiamo parlato prima. La facciamo cadere a pioggia. Ultimo ma non ultimo, l'elemento principale, che è la proteina, che andiamo a sistemare, come vi abbiamo detto, qui di fianco. Faremo una composizione, come la vogliamo fare? A gabbia? Ecco, perfetto. Là. Abbiamo cambiato idea, faremo l'insalatina da una parte e la nostra tagliata dall'altra, così la presentiamo in maniera bella ordinata e riusciamo a fare un lavoro esageratamente bello. Andrea sta rifinendo gli ultimi tagliettini della nostra arancia, mentre ovviamente abbiamo già messo qui il nostro finocchio, al quale avevamo aggiunto, ve lo ricordiamo, anche dei pezzettini di cipolla da quella metà che non avevamo usato per tagliarla in maniera sottile. Ecco qui la nostra arancia, ne mettiamo soltanto qualche pezzettino, sempre così a guarnizione, non facciamo una porzione esagerata. E ovviamente come topping utilizziamo quella cipollina di cui abbiamo parlato prima. La facciamo cadere a pioggia. Ultimo ma non ultimo, l'elemento principale, che è la proteina, che andiamo a sistemare, come vi abbiamo detto, qui di fianco. Faremo una composizione, come la vogliamo fare? A gabbia? Ecco, perfetto. Là. Ecco qua.
Guardate che bello. Ovviamente rilasciato un pochino di liquido in fase di taglio la nostra bavetta, assolutamente normale. Ecco qui la nostra bavetta con un'insalata estiva. Tocco finale dello chef e chiudiamo con l'artemio, ovviamente, che andiamo a sistemare in maniera perfetta. Un'opera d'arte, e adesso andiamo a assaggiarcela, ragazzi. Allora, è arrivato il momento fatidico dell'assaggio. Io prima voglio, e mi sono ovviamente allontanato da Andrea, quindi ho tolto la mascherina, voglio assaggiarmi questa insalatella. Proviamo l'insalatella. L'insalatella è buona. Funziona? Funziona! Buono! Adesso però assaggio anche la carne. Anzi, l'assaggio insieme, facendo una roba veramente maialona, così. Assaggiamo tutti insieme. Ah, è una bomba. Il rub, l'insalata, la croccantezza della cipolla, la bontà e la pienezza del gusto della carne, straordinaria. Prova, Lander, prova. Mi allontano. Dunque, abbiamo nobilitato, ammesso non concesso che servisse a nobilitarla, la flank steak, cioè la bavetta, in una chiave veramente buona, ma va detto che già di per sé il taglio era molto molto valido. Lander, che ne pensi? Assolutamente. Allora, la carne come sempre, morbidissima, molto succosa, un gusto molto intenso, quindi impreziosita col rub, era già buona così. Abbiamo voluto creare qualcosina di diverso, darvi qualche spunto in più, e dobbiamo ammettere che siamo rimasti piacevolmente colpiti dall'insalatina. L'abbinata finocchio arancia, si sa, è una cosa che si usa spesso, però l'elemento croccante della cipolla, quindi bravissimo Luca. L'arancia grigliata insieme alla carne, il rub, l'olio di granci che ha questa nota piacevolmente piccante. Oh, era buonissimo. Se volete un piccolo consiglio sulla cipolla, e soprattutto se la volete leggermente meno spinta, perché è chiaro che a crudo la cipolla si senta in maniera persistente, importante, la mettete sotto un rivolo d'acqua per una mezz'ora e siete a posto. Andrea, allora, Mr. Beefy? Mr. Beefy, quindi per tutti gli amici di BBQ e di BBQ Lab, trovate attivo il codice sconto BBQ Lab 10, quindi approfittatene e fate razzia dei loro magazzini. Per tutte le informazioni riguardante l'Everdure, che anche questa volta si è comportato in maniera egregia, scriveteci, contattateci, chiamateci. I riferimenti sono info@bbqlab.it per la mail, i canali social bbqlab1984, il nostro sito internet che è www.bbqlab.it. Abbiamo anche di recente aperto il nostro blog, in cui troverete tante cose davvero interessanti, tra cui anche una rubrica interamente dedicata al mitico Luca. Sì, speriamo che intanto vada via anche il tizio con la musica tamarra. Esatto. Andre, grazie. Grazie a voi, alla prossima. Io in chiusurissima vi ricordo soltanto che cliccando qui potete iscrivervi naturalmente al canale, qui sotto invece cliccando potete agilmente andare a vedervi un altro video. Ragazzi, siamo arrivati in fondo, è inutile che vi ricordi tutti gli altri contatti, li leggete agilmente qui sotto. Un abbraccio, alla prossima.